Oggi sono qui con le FreeBuds 4, l'ultima novità di casa Huawei in materia di cuffie True Wireless, e il loro punto forte è il design open fit, cioè sono perfette per quelli che odiano i gommini in-ear. Cosa cambia rispetto alle precedenti? Cerco di raccontarvelo in 5 minuti. Iniziamo dicendo che sono disponibili in due colori, bianco e argento. A me è toccato in sorte il secondo e devo dire che mi è molto piaciuto, soprattutto perché all'interno le cuffie sono cromate. Ma partiamo dalla custodia. Cambia poco in realtà rispetto alla precedente. Questa è più leggera, pesa solo 45 grammi, compresi gli auricolari. Ha questa finitura satinata, che è molto meglio perché si graffia meno. Entra benissimo all'interno delle tasche e ha di nuovo il LED che indica lo stato di carica, che si è spostato però dal fondo alla parte frontale. È scomparso invece il LED di ricarica delle cuffie all'interno. Presente ancora una volta il tasto laterale per il pairing Bluetooth che permette l'accoppiamento. Aprendola troviamo all'interno i due auricolari, anche questi sono più leggeri e anche più comodi rispetto ai precedenti. Il design però rimane sostanzialmente invariato, la stina da 41 mm è leggermente più corta e direzionata nei confronti della bocca, permette di ricevere bene quando si parla di chiamate. Torno un attimo sulla questione open fit per dirvi che sostanzialmente significa che non hanno il gommino in-ear che va a tappare il condotto uditivo. Proprio per questo motivo sono più leggere e più comode da infilare, tuttavia perdono qualcosa generalmente nella cancellazione del rumore, proprio perché non c'è un'occlusione totale. Devo dire che io le ho trovate comode anche per fare sport, anche perché hanno la certificazione IPX4 contro pioggia e sudore, e per le mie orecchie però sono leggermente sovradimensionate. Però è un problema mio, nel senso che le ho fatte provare anche ai miei colleghi che si sono trovati benissimo, quindi promosse dal punto di vista della vestibilità. A proposito di cancellazione attiva del rumore, una delle promesse rispetto alle precedenti, le FreeBuds 3, era che fosse migliorata. Devo dire che minimo miglioramento c'è stato, ma non è qualcosa di epocale, e questo è dovuto proprio alla loro conformazione, anche se la cosa migliora con l'ascolto musicale. Sostanzialmente la ANC riesce a far fuori le frequenze più basse, ma non è così efficace per quanto riguarda i medi e gli alti e quindi anche le voci, motivo per cui le modalità sono due, quindi ANC attiva o ANC spenta, e in questo senso capisco la scelta di non inserire la modalità trasparenza. Funziona invece meglio per quanto riguarda le chiamate, di cui adesso vi faccio sentire una prova. E questa è l'audio in chiamata delle FreeBuds 4. Con il Bluetooth 5.2 l'audio in chiamata è migliorato e anche la stabilità. Mi dicono che dall'altra parte si sente molto bene in maniera nitida e che vengono tagliati fuori molti rumori di fondo. Dico bene, Matteo? Sì, confermo. Non sento praticamente nessun rumore di fondo di disturbo. E anche la tua voce è chiara, direi, non ha quel suono metallico che si sente ogni tanto con le cuffiette True Wireless. Seconda prova con i FreeBuds 3 per vedere che cosa cambia. Stessa posizione di prima, Matteo, dici la tua? Ma allora, come prima non sento il rumore ambientale, sento la tua voce isolata. A dire la verità adesso sento un po' di eco e di fruscio di fondo. In più la tua voce è un pochino più acuta e meno profonda. Ok, quindi diciamo che c'è stato un miglioramento tra l'una e l'altra. Con sì, passaggio di tram. Sicuramente, la tua voce nel momento in cui parli ora è meno pulita. Sento una sorta di rumore metallico dietro. Le cose migliorano per quanto riguarda la riproduzione musicale, perché i driver sono leggermente aumentati di dimensioni, arrivando a 14,3 mm. Riescono a fornire una qualità accettabile con dei bassi potenziati e dei medi e degli alti che non distorcono particolarmente la voce. Insomma, sostanzialmente va bene per ascoltare molto pop, magari meno per altri generi musicali. Bene anche il lag riguardo ai video, che è stato ridotto al minimo. Sempre più velocemente, perché il tempo stringe, vi dirò anche che ho apprezzato particolarmente il multipoint, che permette di connettersi contemporaneamente a due dispositivi, quindi potete passare agilmente dallo smartphone al tablet, ad esempio, o al PC. Così come comodissimo è anche il centro di connessione dall'app, dove potete gestire i dispositivi memorizzati. Inoltre è stata anche aggiunta la modalità di rilevamento se le state indossando o meno, che blocca la riproduzione musicale in maniera immediata.
Per i maniaci della personalizzazione vi dico l'unica cosa che si può fare, ovvero personalizzare il doppio tocco dei controlli touch, che funzionano molto bene e, altro punto positivo, l'aggiunta della regolazione del volume, che si regola facendo swipe up o swipe down lungo entrambi gli auricolari. Tutto il resto passa per l'applicazione, che è la solita iLife, devo dire molto completa per quanto riguarda la sezione di queste cuffie. C'è anche un selettore per migliorare la qualità audio in chiamata, che devo dire funziona abbastanza. Presente anche una funzione di ear matching che dovrebbe migliorare l'equalizzazione in base alle condizioni che vi circondano, tuttavia non è ancora stata lanciata, arriverà probabilmente entro fine giugno. Unico neo per quanto riguarda l'app è il fatto che non si trova sul Play Store. Per averla dovrete affidarvi al QR code presente sulla confezione delle cuffie e scaricarla direttamente dal sito del produttore. Già dal peso e dalla comodità avevo intuito che non ci sarebbe stato un grandissimo upgrade in termini di autonomia, e infatti devo dire che avevo ragione, nel senso che si parla di circa 4 ore di ascolto senza ANC e 2,5 ore di ascolto con ANC attivato, che però salgono a 22 ore grazie alla batteria presente nella custodia. Il tutto si ricarica in circa un'ora, grazie alla quick charge però 15 minuti bastano per ottenere 2 ore e mezza d'ascolto, peccato manchi la ricarica wireless. E siamo arrivati al prezzo, che è di 149 euro, abbastanza elevato devo dire, ma bisogna tenere presente anche le promozioni a cui Huawei ci ha abituato, come ad esempio al lancio il bundle con la Huawei Band 6. Devo dire che per chi ha già le FreeBuds 3 forse non vale la pena fare l'upgrade. Queste rimangono comunque un'ottima proposta di cuffie, potrebbero diventare decisamente più interessanti quando scenderanno a uno street price magari di qualche decina di euro in meno. E per oggi è tutto, ce l'ho fatta stare nei 5 minuti, quindi sono particolarmente soddisfatta. Se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciarci un like, continuare a seguirci su HDblog e vi rimando all'articolo completo nel link in descrizione per tutte le altre informazioni. Vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao da Elena!